tell me you're sorry. Danilo Cremonte, come raccontare il mondo che si prolunga nell'opaco, come scrive Calvino? Domanda difficile. Ho tratto questo frammento da un breve monologo, diciamo, di Calvino, che si chiama Dall'opaco, ed è una descrizione molto bella del mondo, diciamo, di una visione del mondo nella luce e nell'opaco, dalla luce e dall'opaco. Ecco. Io ho rubato questo frammento pensando anche alla realtà nostra, no? Del laboratorio Human Beings a Teatro Rifugio, che quest'anno ha collaborato, e quindi appunto il nostro mondo e l'altro mondo. Naturalmente nel dramma di Calvino si intendeva più un'interiorità, no? Intima e il fuori, insomma, il punto di vista. Tu parli anche di un diritto all'opacità. Sì. Sì, questa è una frase a cui sono tanto affezionato, è di Edouard Glissant, che era morto purtroppo, un scrittore e anche filosofo che viene dai Caraibi e rivendicava la creolità, no? Creolo, sì. E anche nello spettacolo mi è piaciuto giocare sul fatto del meticciato, no? Proprio questa ragazza che rivendica la bellezza del meticciato. E questa frase di Glissant secondo me è bellissima perché appunto il diritto all'opacità, cioè non essere, non pretendere di comprendere. Lui dice nella parola comprendere c'è già questa cosa del prendere, no? E quindi non soffocare, ma insomma chiudere, e invece bisogna amare l'altro senza pensare, senza pretendere di conoscerlo totalmente né di essere compresi totalmente da lui. Amarlo, basta. Ecco, questo mi sembra magnifica come cosa. Ho provato nello spettacolo, per me alla fine, proprio quello che poi si trasforma nel momento in cui gli attori vengono a ringraziare il pubblico, in quella sequenza che viene fatta da Anna, che proprio ecco, aprirsi serenamente, ecco, quella è un'improvvisazione che è venuta fuori nel corso di Teatro Rifugio, e ricordo benissimo il momento in cui Anna l'ha fatta, che un ragazzo che già vede che fa parte anche dello spettacolo di Teatro Rifugio ha detto grazie Anna. Ecco, questo sentirsi senza neanche conoscersi fino in fondo, senza questa pretesa, no? Ma sentire l'altro e accoglierlo.